Oltre 100 pizze al giorno preparate da ragazzi con storie difficili che hanno scelto di mettersi in gioco e di imparare un mestiere saranno offerte gratuitamente ai senza dimora e ai cittadini che vivono in povertà. Il progetto si chiama Pizzeria dell'Impossibile e su impulso dell'associazione Scugnizzi con il contributo di Fratelli La Bufala nasce nei locali del comune adiacenti il dormitorio di Via dei Blasis. La città che cambia in meglio, sviluppa sinergie importanti tra privati, associazionismo, volontariato e le istituzioni pubbliche, e quindi in questo caso realizziamo un progetto che forma ragazzi a rischio, minori che hanno problemi, con un'associazione di volontariato e al tempo stesso per la produzione di pasti per persone che sono ancora più in difficoltà. L'iniziativa è realizzata sulla scia del progetto Finché c'è pizza c'è speranza, da anni portato avanti nel carcere di Nisida, e vede la nascita di una scuola per pizzaioli nel centro storico della città. Sotto la guida di abili maestri, i ragazzi potranno affinare l'arte dell'impasto e mettersi alla prova sfornando quotidianamente pizze per gli ospiti del dormitorio e per i poveri della città. All'inaugurazione della pizzeria, che si inserisce in un più ampio progetto di assistenza ed ospitalità ai senza dimora messo a punto dall'amministrazione, è intervenuto questa mattina anche il sindaco Luigi De Magistris. Il pubblico e il privato insieme, il comune ha dato i locali per questa mensa del popolo, il privati, l'associazione Finché c'è pizza c'è speranza e i fratelli La Bufala ci mettono le risorse economiche. È molto bello tutto questo, soprattutto per i ragazzi a rischio, quindi una scuola di formazione per pizzaioli, e per i poveri e nuovi poveri che purtroppo sono sempre di più in un momento di crisi, avere un altro luogo di accoglienza nella nostra città. È solo una prima iniziativa, nelle prossime settimane inaugureremo un'iniziativa analoga a Nisida in collaborazione con un'altra associazione di volontariato, con un altro soggetto privato impegnato nella ristorazione per un'altra mensa per i poveri.